Benvenuti su Fossero 76 Channel, la quinta giornata del girone di playout per la qualificazione al campionato regionale Under 16 2024-25. Campo Fossero 76 contro il Seno Calcio. Yoshi, 4, non stare lì in mezzo! Santillo, coi pugni! Di sinistro! Santillo! Libera! Benamuri, fallo laterale! Pericolo per il Fossolo! Dai, esci! Avanza dal seno, tiro dalla lunga distanza! Che sibila! Bisogna uscire! E accarezza il palo alla sinistra del portiere Santillo. Fa un guardia. Bondi, scambio con Grilli, tenta il tiro, la respinta del giocatore dell'Arseno. Scivola ma mantiene possesso palla, ancora Traoré, entra in area, Paungarden l'affronta, mette in mezzo, la parata in due tempi di Santillo. Stagni, recupera la palla, ma Stagni riesce a tornare sull'avversario, mantiene possesso palla, sulla destra, verso Imbrea. Roda. Imbrea ci riprova al posto, lo mette la palla in mezzo in direzione di Paungarden. All'indietro verso Grilli, l'esterno che fa proseguire Bondi in sinistro. E rete! Bondi gol! Ha segnato al 21esimo del primo tempo, porta in vantaggio la squadra del Pozzolo. Azione sulla sinistra, imbattito da Paungarden. La palla è messa centralmente, Bondi ha gonfiato la rete del Seno Calcio al 21esimo del primo tempo. Il gol di Bondi! Il vantaggio del Fossolo al 21esimo del primo tempo. In diagonale velenoso di Bondi che ha gonfiato la rete. Ancora il numero 3 del Fossolo intercetta dal Seno che riparte. Bravo Roffi! Roffi, la chiusura del giocatore del Fossolo. Si è riversato in area di rigore. Il sinistro direttamente tra i guantoni di Santillo. Traoré! Entra in area Traoré! Rallenta Santillo e la presa, la palla in tuffo! Grande tempismo del portiere del Fossolo che ha ipnotizzato Traoré. In volo, tempo cessato del pallone a terra. Conquista la palla Stagni, combatte, avanza il numero 7, all'indietro verso Corazza. Cerca la collaborazione di Roda, la trova, Roda, il sinistro, la deviazione, il portiere riesce a evitare il calcio d'angolo. Pau, Bondi, al limite dell'area, due giocatori su di lui, ancora Bondi. Paungarden. Rigore, il rigore per il Fossolo, conquistato da Paungarden al limite dell'area, un contrasto e l'arbitro ha segnato il penalty. Siamo giunti al 34esimo del primo tempo, rigore per il Fossolo. 35esimo del primo tempo, sul dischetto Benamur, il destro e la parata ma non riesce a trattenere il pallone, l'arbitro assegna il gol del Fossolo. Il 2-0 per il Fossolo, situazione che da qua non si riesce a capire, ma la palla deve aver varcato la linea e c'è stato il vantaggio per 2-0 del Fossolo. Benamur realizza dal dischetto e l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 2-0 per il Fossolo. Gol di Bondi e Benamur. Giù palla. Roda. Il sinistro di Roda, il tiro dalla lunga distanza che termina lato. Ferraioli. Espulso Ferraioli. Per fallo da ultimo uomo. Al secondo minuto, inferiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo per la squadra in maglia gialla. Missione, gli amici, direttamente in porta, la traversa! La palla ancora in area, riesce a intercettare il Fossolo, si combatte, serva di gambe in area di rigore. Riesce a mettere in fallo laterale Paungarden, in affanno il Fossolo.
solo Corazza. Palla in direzione di Roda, Roda, il controllo, il tiro, Sani non riesce a essere immediato nell'esecuzione al tiro, alla meglio il giocatore dell'Alseno che recupera il pallone, Grilli, palla in mezzo, Stagni, tenta la deviazione, contrastato dal giocatore, non riesce a imprimere la dovuta forza e si possessa del pallone il portiere, saprà stare in vio, e Namur. Schiovente, palla ancora in gioco, Imbrea si avventa sul pallone e lo conquista, Imbrea termina a terra, tutto regolare, l'arbitro fa proseguire il rinvio del giocatore dell'Alseno e c'è Corazza di testa, ma Eleuteri avanza sulla sinistra, non ce la fa più il 3. Avanza amici, sinistro, deviazione di Paungarde. Ermac. Eleuteri. A Bagnale. Palla Traoré. E la rete, il 2-1 del numero 11. Al 15° del secondo tempo, accorcia le distanze, i gol di Traoré. Azione pericolosa, ancora l'Alseno, il tiro, la traversa, pericolo per il Fossolo, la seconda traversa colpita dall'Alseno, salva Santillo, in avanti, dai attacca, la pressione del Fossolo, Grilli, Grilli in sinistro e la parata di Castiello, grande sinistro di Grilli, ha messo in difficoltà l'estremo difensore dell'Alseno. Calcio d'angolo per il Fossolo. Fuori dall'area. Grilli di testa, fa proseguire Roda. Ancora Roda, tenta il tiro dalla lunga distanza. Costringe al tuffo il portiere per sicurezza, ma la palla termina a destra del palo protetto da portiere Castiello. Il tiro dalla lunga distanza, Sibila alla destra del palo, difeso da Santillo. Traoré sulla destra, Eleuteri, ancora, e Corazza riesce a spassare la palla che stava diventando pericolosa. Il tiro alla parata di Santillo che vola letteralmente sulla sinistra, mette la palla. La palla in calcio d'angolo. Riesce a uscire il Fossolo schiacciato dai giocatori in maglia rossa. Il tiro, la respinta di Abbagnale. E ancora il seno. Il tiro a lato. Respira il Fossolo. Ma tutto, amici. Al limite dell'area, ancora il seno. Bravo, Adri. Numero 2, il traversone. Ancora Traoré il tiro. E la rete, il pareggio del numero 11 al 33° del secondo tempo, riporta in parità le due squadre. Due a due tra Fossolo e Alseno. Avanza il numero 14, mette la palla in mezzo, l'esterno, Civilla, non arriva in tempo, ma siamo giunti al 39° del secondo tempo, l'arbitro guarda il cronometro, e col triplice a fischio il pareggio mantiene il Fossolo nel campionato regionale, il 2-2, salva la squadra del Fossolo, consente il primato del girone e l'anno prossimo avremo la squadra regionale nel campionato Under 16. Grande la prestazione dei giocatori dell'Alseno, non è ancora detto per loro, perché ancora c'è da aspettare gli altri risultati. Potrebbero essere anche ripescati. Sul campo passa il Fossolo, il 2-2.